Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel canale del World Star Gaming. Siamo qui con Gianluca, che ha fatto? Ha fatto secondo posto al regionale di Roma, del Galactus Tuscolana. Ok, che giocavi? Ho giocato Phantom Knight e ho chiuso 5 vinte e un pareggio, infatti lo stesso risultato del primo e per rating sono arrivato secondo. Ok, perfetto, non sto ciclarista. Allora, ovviamente sempre lo stesso reparto Phantom Knight, ho giocato tre torn, tre boots, due clock e un glove. Sì. Non gioco l'altro che entra special perché è un palo. Reparto Brave, ovviamente Grifone, Train Charter. Sì. E solo questo, entra... senza le continue, senza i riti. Quelle le metto nelle macchine. Di Entrap ho giocato 3 Nibiru. Vabbè. Che è l'entra più forte del formato. Sì. Prima la giocavo a 2, ma vabbè, sono preferito passare a 45 e giocarne 3. Sì, certo. Sia 3 di queste che 3 di queste. Sì. Perché insieme a Gamma, se Prankitz non ti parte con la continua, quindi con Rito, lo stoppano automaticamente. Sì. Anche Nibiru. Due ogre. Perché volevo arrivare a una decina di entrap almeno. Okay. E questa è vabbè forte sul rito. Sul rito, sulla continua. Due Veiler. Sì. Vabbè, varietà di entrap insomma. Esatto. Poi come Brick ho giocato loro due, ovviamente. Sì, fortissimo. Poi le spell ho giocato Rinforzi dell'esercito. E vabbè. Ovviamente. Instant Fusion. Best card. Fortissima, ogni volta che l'ho vista è sempre servito o come extender o per negare le entrap, dato che gioco il limite di 10.000 occhi. È una colle di in più, semplicemente questo e un extender, davvero forte. Foolish ovviamente, colle, questo meta viene da entrap, le carte Brave, i brick. Quelle che rimangono, i riti non li giocavi ovviamente. I riti non li giocavo, vanno schifo. E le, ovviamente le Fusion sì. Destiny. E ho giocato due Prosperity. Ok, per la consistenza. Per la consistenza l'ho preferita ai teleport, perché comunque i teleport sono un reparto grande e dato che voglio giocare comunque almeno 13-14 carte coin second, ho preferito queste, anche perché queste possono vedere droplet, che può essere davvero forte. Vabbè, tre ridi ovviamente. Li stavamo chiamando. Pensavo di giocare. Tre droplet? Sì, vabbè, carta più forte del mazzo, di K. Esatto. E come trappolo ho giocato Brigantina, sì, certo. E tre Fog. Non ho giocato Wing né combo Falch perché le ritengo un brick. Okay. E a prescindere se fai combo vinci uguale, nel senso perché fai setto due Fog con Rexor che rientra, Enforcer, Grifone. Sì. E questa partenza sì, è migliore. Sì, vabbè, nel senso volevi partire sempre e fare combo. Insomma. Esatto, ed è migliore la partenza con due Fog e Brexor che rientra che combo falce perché hai una Fog in meno sì. E se ti fanno droplet ti è scoppiato una linea. Certo. Perché c'è solamente Fog Blade, invece là ti devono fare droplet da 3 perché devono negare pure Bardish, sì. Dato che rientra Brexor e hai due Fog. Certo, sì. Non posso dare i miei soldi. Poi di extra deck. Ho giocato Almirash, sì. Pink Spider, vabbè, come qualcuno, Mascherena. Okay. L'hai fatto? Quando parti di Fusion Destiny, ho fatto mesa una volta. Ah, ok, vabbè, ci sta. Vabbè, Cherubino. Sì, vabbè. Lei, fortissima. Vabbè, non c'ha senso in questo mazzo. Poi ho giocato ovviamente Bardish, Unicorno, sì. Access Code, sì. Un Brexward, sì. Un Levy. Una Downer, una Zeus, sì. Lui ha giocato, vabbè, sì, per Instant. E è la carta più forte del mazzo. Side ho giocato per andare secondo, secondo me l'entra più forte. Sì, vabbè, va giocata, va giocata. Davvero sì. Forte. E tre Lancea. Sì. E per i set, dato che non ci sono praticamente set a sto meta, gioco solamente due Twin Twister. Ok. Tanto Phantom Knight andando secondo comunque a Brexworld. Non hai sentito la mancanza del terzo, magari per Prankitz? No, contro Prankitz non li metto. Metto ah, non li metti? No, metto i Gamma, sì. Ok. Nel senso, tre vabbè, gamma non hai spazio per non c'è la side, esatto. Okay. Non c'è spazio. Poi per andare primo, gioco tre Antispell.
Ok. 3 cross out. Mamma mia, cioè, si di praticamente 6 carte. Esatto, si do 6, metto l'entrap a 2 per. Ok. Almeno quelle là, e levo l'entrap che non soffro, per esempio Vader. E sì. Ugri la lascio mono e levo un Nibiru, un Ash, sì. E metto queste qua che sono, sì, vabbè, sono... Ovviamente levo le Prosperity e metto anche mono Lancer. Ok. Ringrazio gli sponsor e alla prossima.